Di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Andrea Giambruno è inciampato in una tremenda gaffe in diretta TV durante il programma di rete 4 diario del giorno. Il compagno di Giorgia Meloni ha commentato l'episodio di Gruppo di Palermo insieme agli altri ospiti della trasmissione e purtroppo ha detto una frase shock che ha scatenato una bufera. Se non ti ubriachi, non ti fanno niente. Il messaggio che è arrivato dal giornalista Mediaset. Un messaggio negativo che colpevolizza in parte anche chi ha subito violenza. Le pesanti critiche al giornalista non sono mancate. E ora si pensa che Gianbruno potrebbe ricevere un provvedimento. La prima a protestare contro le parole scelte da Gianbruno è stata senatrice del PD Cecilia Delia, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio proprio non ci riescono a non colpevolizzare le donne. Non uscire da sole, non andare dove è buio, non vestirti in modo provocante. Adesso ce lo spiega anche Gianbruno, non è possibile, non è più tollerabile, il commento della Delia. Secondo la senatrice è ci vuole un cambio di rotta. Se una ragazza alza un po' il gomito può aspettarsi un mal di testa, non che facciano di lei quello che non vuole, ha concluso.